Ragazzi, buon God Day e bentornati sul secondo episodio extra incredibile di Pop e Metà in capitolo 3. Mamma mia, mamma mia. Allora, voi non avete idea di cosa è successo questa mattina? Incredibile! Finalmente, dopo 4 mesi, mi hanno attivato il numero fisso in ufficio. E voi direte, vabbè, che c'entra sta cosa? Non lo so, però è una soddisfazione perché dopo che pago la linea telefonica e internet vorrei avere il mio cavolo di numero fisso nell'ufficio incredibile. E dopo 4 mesi siamo riusciti ad averlo, quindi GG per noi. Oggi tra l'altro, secondo i miei piani sus, dobbiamo recuperare finalmente una VHS che mi sono completamente perso nella blind run. E dovremmo arrivare a fare Miss Delight di nuovo. Che gioia, vi direte voi, la tua amata. Mamma mia, quanto adoro Miss Delight proprio. Comunque, il terzo episodio extra sarà da Dog Day in poi, quindi con Catra, insomma, sarà un episodio bello denso. Qui c'è la maschera sus. Allora, sulla maschera, in realtà i miei pareri sono rimasti gli stessi che ho della Blind Run. Cioè, secondo me potevamo usarla un po' di più. La butto così. Però, per carità, è utile nel finale contro Catra, insomma. Queste scatole, Boxy Boo, non ce l'hanno messa, la metteranno nel capitolo 4. Direi di andare avanti. Allora, questa parte è veramente forse la peggiore di tutto il capitolo 3 perché è veramente noiosa. Infatti probabilmente vi taglierò un po' perché sinceramente non mi ricordo neanche dove stavano tutte le cose. Però non vi taglierò ovviamente la VHS che mi sono perso, la grande, la VHS verde, che dovrebbe stare in una mensola prima del portone che apri con la doppia luce. Tra l'altro questi sono i nuovi Barry. Sono contento che abbiamo beccato tutte le due apparizioni di Catnap. Questa cosa mi rende felice. Allora, qui dietro c'è la VHS che abbiamo trovato anche in Blind Run, giusto? Quella grigia. Ecco, VHS grigia nella stanza segreta. Andiamoci a sentire subito questa, va? Questa pure era bella nascosta. Porta sus. Tra l'altro questa non è che me la ricordo bene, quindi sono curioso di risentirla. Eccola là. Rapporto 1322, vuoto. Ok, void, vai. Ok, risentiamocela. Subject is safe. Designated 132. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. We want to make him better, but he can only get better if we take him to where we can provide. Chissà se questi qui sono ragazzini che sono diventati giocattoli specifici oppure bambini random. Do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. Come now, let's get you on back to bed. Okay. It's been a pleasure meeting you, Joseph. And I promise you, your friend will be all right. When you see him again, he'll have never been better. Allora, su questa VHS, cioè in realtà di questi due ragazzini noi non sappiamo niente, di Kevin e Joseph. Praticamente è uno scienziato che parla di questo esperimento 1322, che non so se è qualcuno di famoso, in caso ditemelo voi, no? Io non mi sono annotato niente, però non mi dice niente 1322, boh, forse qualche Smiling Critters, non lo so. E poi arriva quest'altro ragazzino Joseph, che forse è amico di lui, chiede allo scienziato appunto che fine farà Kevin, e lo scienziato gli dice tranquilli, guarirò Kevin. Però così su due piedi, questa videocassetta è una di quelle che non mi dice niente. Cioè, sti due bambini sono famosi, però non abbiamo mai più sentito Kevin e Joseph. Ripeto, questo magari, se mi sono perso qualcosa di questi due ragazzini, ditemelo, però così su due piedi non mi viene in mente se hanno un'importanza specifica, ecco. O sono due orfani random, capito? Ah, eccolo Catra! Ammazza, oh, li stiamo a beccare tutti quanti? Abbiamo beccato tutti gli incontri con Catra, ma sono bravissimo. O forse ci faccio caso di più. In Blind non ci avevo proprio fatto caso. Capisco perché mi avete detto che in realtà Catnap è più presente del previsto. Per carità, non ci aggredisce. Però devo dire che sì, è un'altra cosa sapere che proprio mi sta sempre attorno. Questo è nuovo? Non ricordavo questo. Che poi tra l'altro voi avete detto che lui ha il potere di svanire, tipo, no? Che può diventare sia grande che piccolo e può anche, a quanto pare, sparire, tipo, spettro? Insomma, ha poteri sus, Catnap. Ecco, dovrebbe essere dentro una di questi cosi, la VHS verde. Stiamo facendo un giro strano. Qui c'è Kissimissi. Questo tra l'altro è uno dei segreti più belli. Sono così contento che l'ho beccato in Blind. Di questo ne volevo un attimo parlare. Allora, secondo voi, lei sta guardando Poppy? Lei era amica di Poppy quando era in vita? Oppure sta guardando la sua compagna, che magari è diventata un altro mostro? Oppure, giustamente, come avete detto voi, c'è un disegno sus là dietro che potrebbe proprio confermare la seconda che ho detto. Che magari sta guardando un'altra bambina, un'altra orfana, no? Oppure, terza teoria, sta guardando una foto di lei prima che gli facessero gli esperimenti.
Perché abbiamo visto che pure gli stimisti se si arrabbia, mica cavoli, eh. Abbiamo visto nell'Hour of Joy che si scatena parecchio, e non so se li uccide proprio o si libera solo, però insomma, mena pure Kissy. E poi ovviamente quando pensa a Kissy Missy pensa al finale del capitolo 3. Chi ha aggredito Kissy Missy? Cosa succederà nel capitolo 4? Sarà un nemico lei? Probabilmente sì. Diventerà una Kiwagi 2.0 controllata dal prototype? Forse se la sono magnata? Potrebbe essere stata attaccata a Boxy Boo? Non lo so, molti misteri sus, però sicuramente il legame con Poppy, come dire, vorrei saperne di più. Però per adesso abbiamo poche informazioni, ripeto. Però questo sono così contento di averlo beccato in blind, perché è una scena molto carina. Lasciamo Kissy a riflettere sulla vita. Ma dobbiamo trovare l'altra batteria. Eccola qua. Tra l'altro mi sa che questa era un'altra volta Catnap e me lo sono perso, eh. Allora, una cosa che non mi avete detto è cosa fanno questi orsetti. Non me l'avete detta questa cosa, strano. Cioè, cosa fanno questi orsi? Cioè, adesso dopo ne incontreremo uno attivo, no? Però non è che ho capito. Cioè, lui gira e basta? Ok. Abbiamo aperto. Metà portone. Molto bene. Io ho il terrore di perdermi la videocassetta. Ok, questa la attiviamo così. Vai. Allora, opla. Ah, vedi, pure qui mi sono perso il segreto. Ho sentito un qualcosina di piccolo che scappava via ridendo. Forse era un piccolo smiley critter, non credo fosse Catnap. E qui c'è Piggy Piggy. No, eccola! Ok, eccola! Fantastico! Questa non l'ho mai sentita, sta videocassetta. Sono contento di averla trovata subito. Piggy Piggy. Allora, secondo voi Piggy Piggy è vivissimo ed è la reincarnazione del male. Secondo voi è peggio di Catnap. E di fatto di lui, a differenza di Chicken Chicken e del nostro amico elefante, possiamo intuire che è cattivo, ha fame e si è mangiato un bel po' di smiley critters, perché ora dirà delle cose veramente inquietanti. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Mouth deep, delicious. Now chicken, found a hatch. Potrebbe essere si è mangiato il coniglio, il pollo e l'elefante. Però vedete, lui qua dice come se avesse anche mangiato Crafticorn. Io invece punto molto che Crafticorn è vivo pure lui, perché mi dà pure lui l'idea di cattivo. Quindi sus. Ancora fame. Lui è veramente sus. Piggy Piggy, tantissima roba. Tra l'altro, scusate, sto facendo caso a una cosa. Quando noi andiamo da Dog Day, no? Che veniamo attaccati dai piccoli smiley critters cattivissimi. Ricordo molto male, oppure non ce n'era neanche uno di piccolo smiley critters Piggy Piggy. Mi ricordo che c'erano di tutti, pure i mini Catnap, ma non mi ricordo i mini maialini, eh. Non è che quello magari è un messaggio sus per dire, no. Magari non me lo mettiamo neanche come smiley critters piccolo, perché ci avrete il mega Piggy Piggy capitolo 4, eh. Attenzione, eh. Allora, questa non l'ho mai sentita, non leggo, meno male che ce l'ho scritta. Allora, questa si chiama L'ultimo giorno di Samuel Lee. Ecco, meno male che l'ho scritto, perché non ci leggevo mai nella vita. Allora, questa sono proprio curioso perché non l'ho mai sentita. Vai. Ah, here they are. Well, of course, they've never missed this. Who's on the road? This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Ma non è Miss Delight la voce di lei? Now before he goes, let's all give Sam one last goodbye. Mi sa che Sam fa una bella fine, eh? Three! Goodbye, Sam! Giusto addio Sam, nel senso addio Sam. Qua dice che è la signorina Brooks, non è Miss Delight, però c'è una voce molto simile. E l'altro si chiama Dr. White. Ah, ok, quindi questa va intesa come appunto un bambino che viene adottato da una famiglia, quindi dicono addio al bambino. Però vai a capire se sto bambino è sparito perché l'hanno adottato, oppure pure questo ha fatto una brutta fine. E magari illudevano i bambini che, sai no, c'erano le famiglie che li volevano, ma in realtà questi sparivano nei laboratori. Però per gli altri erano stati presi da famiglie che magari li volevano bene, no? La prossima è quella nella scuola, quindi come VHS direi che siamo a posto. Perché la gialla, tra l'altro l'abbiamo pure presa la gialla nella run. Però nella scuola mi avete detto che mi sono perso le note di Miss Delight. Infatti ne ho trovate solo due, ma tranquilli che ho fatto una furbata e me le sono scritte. Scritte. Ecco, questo pure era Catnap e me lo sono perso. Questo tutte le culle, qui stanza veramente intrigante. Tra l'altro magari è proprio qui che Catnap passava con il suo fumo rosso sus e faceva cose veramente sus qui, eh. Questa è una cosa che voglio capire. Allora, secondo me, voi non mi avete detto niente. Cioè lui mi fissa solo o mi ammazza? Ok, è super inquietante, però non fa altro? Non suona, non fa... Ah, niente, no, gira solamente. Tu per prendergli la batteria devi fare l'altro giro. No, ok, vabbè. Non che mi aspettassi che faceva cose sus, però... Allora, questa è un'altra cosa sus, il fatto che ci sia Dog Day nello spazio. Un piccolo hint che magari ci potrebbe essere qualcosa a tema spazio nel capitolo 4. Cioè, che ne so, se è un Luna Park, magari c'è la parte spaziale, no? Immagina essere inseguiti da Kissy Missy nello spazio, la butto così.
scegli in maniera sus, ok? Questo non me lo ricordavo, questo mi sa che è nuovo. Perché mi hai detto che ne hanno aggiunti di nuovi, eh? Ecco qua. Questo nella blind run ci ho messo una vita, perché proprio non avevo capito. Me lo ricordavo, eh? Me lo ricordavo il catnap sus birichino, eh? Guarda quanto è sus quell'elefantino lì. Stavo provando a dire nella blinder, qua ci ho messo una vita perché non l'avevo proprio visto sto portone. Infatti vi ricorderete che ho tagliato veramente tanto in quel video lì, perché non l'avevo proprio visto questa stanzina sus. Ecco, questa è una cosa sus. Il fatto che Huggy ci perseguiti sempre e comunque. E qui c'è un cartone di Huggy. Toglietevi la curiosità, tolti gli Smiling Critters, perché proprio Huggy? Secondo me c'è un legame spirituale tra il nostro protagonista e Huggy. Mi pare diceva cose interessanti. Va bene. Abbracci per sempre. Hugs non stop. I'm gonna hug you until you pop. Che personaggio sus. Non mi ricordavo che faceva pure la risatina. Comunque, secondo me Huggy lo rivedremo. Cioè, non c'è niente da fare. Ci perseguiterà, tornerà. Non so se nel capitolo 4, però. Secondo me forse nel capitolo 4 ancora presto. Però lo ricincerà Huggy. Perché ce lo mettono ogni capitolo, quindi. Ovviamente ragazzi, vi sto dicendo tutti i miei pensieri proprio perché voglio che ci sia discussione, se vi va, se volete discutere tutto quello che sta uscendo dalla mia testa modosa. No, quindi Huggy sicuramente ve l'ho detto. E poi tra l'altro non l'abbiamo mai visto Huggy morto. Nel capitolo 2 abbiamo visto i peli, no? Quindi magari il proto si era ciulato, no? E l'altra cosa che volevo dire molto sus è, noi sappiamo che Laura Joy loro hanno sterminato quelli che ci lavoravano, ma i ragazzini sono scappati? Questo non me lo ricordo, un attimo un vuoto. Cioè sono scappati autonomamente negli abissi lì, oppure ce l'hanno mandati i giocattoli, hanno ammazzato solo i grossi, i piccoli li hanno tenuti, li hanno messi da parte loro. Qui c'è Catnap, se non sbaglio, che ci fa cucù. Eccolo, ora che è simpatico, eh. Sono contento che, a differenza della prima volta che ho giocato questo capitolo, che ho criticato molto il fatto appunto che Catnap non fosse presente, lo sto rivalutando un pochino, dai. Lo so che voi siete curiosi di sapere se cambierò anche idea su Miss Delight. Lo so che lo state aspettando. Voi sapete che la blind run, i video con Miss Delight sono andati molto bene perché vi ho fatto divertire con le mie, come dire, litigate d'amore con Miss Delight. Ecco. Qui abbiamo recuperato tutto. Non credo ci fossero altri segreti, ragazzi. In caso, io aspetto a registrare il terzo episodio extra. Aspetto che questi due vadano sul canale. E poi voi mi dite se mi sono perso cose incredibili. In caso, le recupererò all'inizio del terzo episodio extra. Si può chiudere la porta? Ma chiudiamo la porta. Secondo voi, vi ricorderò come si faceva questo enigma, sus? Big brain time, ragazzi. Meme di Cell che si tocca la testa per fare una citazione incredibile. Perdere tempo con gli enigmi la prima volta, ragazzi, vi risparmia molta fatica quando farete le vostre run in New Game Plus, se così vogliamo, quindi tranquilli. Tutti questi container vuoti, cioè sono tutti grab pack? Cioè sono tutta gente che aveva preso il grab pack e poi è morta? Allora, adesso ci sarà l'incontro con la nostra adorata Poppy e Kissy Missy, che ci diranno delle cose molto interessanti. Godiamoci l'incontro con Kissy Missy e Poppy, vai! Secondo voi, lei ci avrebbe ammazzato in questo momento? No, no! Ma perché dice non hanno fatto niente di sbagliato? Questa cosa non l'hanno corretta nei sottotitoli, scusatemi. Che siamo in due. Hanno perché siamo noi più il telefono con Holly, forse? Per quello che dice al plurale? Quanto sei sus, Poppy, mamma mia. Cioè, perché, carità, voi magari avete ripetuto in tanti che c'è la teoria sus, che Poppy in realtà sia la mastermind definitiva, che in realtà lei è il vero villain e che il prototype in qualche modo in realtà è il buono. Non lo so, perché di fatto lei c'è come se ci mandasse a ammazzare i giocattoli. C'è del sus qui, ragazzi, eh. Poi anche come ci parla, non capisco se ci parla come se noi fossimo un giocattolo, se noi fossimo un umano, è tanta roba. Già. Chissà perché. I need you so we can get revenge on those monsters who torture you. Vedi, tortured us. Che ti ha torturato, quindi magari noi siamo veramente un esperimento anche noi, eh. You're disciples of the original prototype. The honors? Ci pensi tu? Dimmi una cosa che devo fare. Prototype knows we're coming by now. If you try to escape, he'll kill you. Che ne sappiamo noi di questa cosa? Che ne sa lei? He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. Non lo We've all seen you. How capable you are. Già. You killed Huggy.
You killed mommy. Quindi ha ucciso Aki, però questa cosa al sus, secondo me non è morto. Perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Can't stay here. Oli will call you. Sì, sì. Boxy Boo tanto saluta, eh. Lei fa parte della fazione dei buoni, come ci ha detto anche Dog Day. Dog Day ci ha chiamato l'angelo di Poppy. Quindi di fatto c'è una fazione anti-prototype, dove magari c'era lei, Kissy Missy, Poppy, forse Oli, Dog Day, magari qualche Smiling Critters che però non ha fatto una bella fine. E poi in tutto questo poi loro spariscono fino al finale. Hey, it's me again. Lo so. It seems like Poppy explained everything now. Eh già. Now the plan from here is pretty simple. We need to restore power to the gas production zone. First, go back to the home sweet home building you were just in. You should be able to find a big power cord somewhere around the porch. Grab it and plug it in underneath the snatch generator you turned on inside of home sweet home. Eh già. That was a backup generator for just that building. And every building should have one. Now you've just taken backup power and routed it here. Already halfway done. Ma tu hai scelto proprio il migliore, eh? Eh sì, è proprio la cosa migliore. E poi scusami, lui su si dice, sì, vai nella scuola. Vai tranquillo, sì, un posto tranquillo. E poi quando ci chiama dentro ci dice, vabbè, però aspetta, c'è una matta che va in giro con una mazza chiamata Barb. Per questo dico che ci vuole morti. Tra l'altro adesso parleremo anche di Miss Delight. E di Miss Delight mi avete detto due cose che voglio subito dire di Miss Delight, che mi avete detto voi. La prima cosa è che lei è praticamente copiata da una boss fight di FNAF, di, insomma, di Five Nights at Freddy, dove ci sono proprio nemici simili a lei. E vabbè, però qui secondo me lei è fatta peggio rispetto a quelli. E io non ho giocato a Five Nights at Freddy, però mi avete confermato che quelli sono fatti meglio. Poi la seconda cosa sus è che devo stare attento che quando la uccido dovrei caricare l'area dopo, tornare nell'area dove dovrebbe essere il cadavere suo e magicamente il cadavere di Miss Delight sparirà. E voi qui mi avete detto sicuramente il prototype se l'è ciulata. Io questa cosa in Blindar non l'ho fatta perché sinceramente mi stava talmente antipatica che l'ultimo pensiero che volevo fare era tornare a vedere se era ancora schiacciata dall'ascensore, dal portone, scusate, non l'ascensore. E poi la terza cosa che mi avete detto, a parte delle note che mi sono scritto tranquilli, della mazza che si chiama Barb, della relazione sus che aveva nei confronti appunto di Catnap, la cosa della batteria che l'ho indovinata, che se ti porti la batteria appresso ti risparmia un po' di fatica. Allora qui ci sono le regole, lei a quanto pare era così prima di essere divorata, perché a quanto pare lei, cioè la storia di Miss Delight in parole povere è che di fatto Catnap ha chiuso qui dentro tutte quante le Miss Delight, loro hanno cominciato a scannarsi a vicenda, ma per qualche motivo o se la prendevano con lei perché magari era più debole, non lo so, però per qualche motivo o se la prendevano con lei oppure lei è l'unica sopravvissuta di tutte le altre Miss Delight e le ha uccise tutte lei di fatto, e lei è danneggiata perché ha combattuto con le altre Miss Delight. Poi mi avete detto che la mazza appunto è Barb ed è fatta da tipo una mazza fatta di matite, ecco, okay, vedi? Eh sì, fai in fretta. Lo vedi, però lo sai, furbo. Non è il tuo. Chissà che voleva dire non è il tuo. Ah, altra cosa che mi avete detto, vedi, mi stanno attorno in mente tutte quante, è che queste qui ovviamente sono registrazioni, non è Miss Delight che parla, perché abbiamo visto che lei ride solo e non parla. E le note, non, sinceramente non so dove stanno. Eccola, questa è una. Ok, leggiamola un po'. Vediamo se le troviamo tutte. Solo poche settimane fa in questo momento c'era l'ora della gioia. Oggi in questa scuola c'è solo silenzio. Credo che nessuno di noi sappia cosa farci. Nei corridoi senza bambini, perfino i suoni più deboli sembrano grida. Io e gli altri insegnanti ci spaventiamo continuamente. Dovremmo abituarci. Stamattina qualcosa ha sbloccato la porta d'ingresso. Non siamo riusciti ad aprirla. Vedi, Catnap li ha chiusi dentro. Ha chiuso dentro tutte le Miss Delight che a un certo punto per fame si sono ammazzate a vicenda. E lei è l'unica sopravvissuta. Io credo di aver capito così la lore del background di Miss Delight. Ragazzi, ve lo dico sinceramente. Non è che ho molta voglia di rifarla, eh? Ve lo dico sinceramente, l'idea di riaffrontare Miss Delight, come dire, anche no, capito, no? Per carità, mi ricordo il percorso più o meno, però sarà facile che ci schiatterò, eh? Almeno qualche volta, devo riprenderci un po' la mano. Ah, ecco! Vedi che me la sono ricordata, l'altra cosa che mi aveva detto su Miss Delight, di provare ad andare nella porta dal quale lei esce. Avete visto che quando lei distrugge il generatore, lei esce da una porta? Ecco, mi avete detto di andare a vedere cosa c'è lì dentro? Che secondo me mi pare un po' una cavolata, nel senso che secondo me entro lì mi ammazza, però magari, insomma, avete detto più volte di andare a vedere cosa c'è là dentro e lo andrò a vedere. Eccola, guardala, eccola! Hai visto? Questa me l'ero persa nella Blind Run.
Allora. Wait. Già. I recognize you. Yes, I remember. You used to work tu here. Tu lavoravi qua. How are you? Alive. Bart? Barra la mazza, vedi, lei barra la mazza e poi è andata fuori di testa. For your coworkers. Già. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Niente, 5 giorni, litigavano per avere quel che era rimasto. Diventarono furibonde. Vabbè, riferito alle altre Miss Delight. Mi giudicavano, bloccarono la porta della cucina con i loro corpi. Credo che mi scelsero come prima vittima. Vedi, lei è stata scelta in qualche modo come prima Miss Delight da far fuori. Di fatto lei è stata fatta un po' a pezzi, per questo l'ho rovinata. E poi però di fatto si è armata e ha detto, oh, io vi faccio fuori a tutte. Istinto di sopravvivenza. In fondo pure loro sono Bigger Body Initiative, quindi sono pure loro esseri umani messi dentro corpi giganti, quindi ha senso che possono avere una specie di senso di sopravvivenza. Ora le note, ragazzi, le leggiamo, intanto ripeto, ce l'ho tutte scritte, quindi. Ecco Barb, vedi? Fatta proprio di matite. Where are the kids, please? Io qui pensavo che lei stesse parlando a Catnap, invece parla la mazza, mi avete detto. Parla da sola. Can I see them? No. No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Completamente impazzita. Ah no, aspetta un po', aspetta, forse ho detto una cavolata. No, non sta parlando a Barba, allora ci ho preso che sta parlando a Catnap. Perché qua dice, Miss Delight parla di come ha incontrato una persona misteriosa, tra virgolette Catnap, e di come ha chiesto dei bambini dove fossero. Quando ha chiesto di vederli, però Catnap le ha detto che non poteva vederli. Cioè adesso forse sta parlando con Barba di una cosa che in realtà ha parlato con Catnap, insomma, una cosa del genere. Oh, l'avete vista? Eccola là. Not a good listener, are you? Other humans in that way. Mm. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Come sei simpatica, ragazza. Allora, prima di tutto l'idea di riascoltare il cartonato di Miss Delight. E poi leggiamo le note, vai. Hello, students. To learn facts across a variety of subjects. Quindi evidentemente ogni Miss Delight aveva magari uno scopo, magari lei faceva anatomia. That there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the earth around the equator is almost 25,000 miles. Smallest bone in your body is the stapes in your ear. Still, damage it and you risk losing your hearing. To learn more about human organ, pay close attention in class. In class. Allora, io ragazzi non so se questa cosa che mi avete detto di andare nella porta dal quale lei esce è una trollata vostra per farmi morire una volta in più, però proverò a farla. Prima di tutto leggiamo le note. Allora, la prima nota l'abbiamo letta. Seconda nota. Oggi ho sentito bussare alla porta, l'ho sentito respirare. Qualunque cosa fosse, non parlava quando veniva chiamato, quindi ipotizzo fosse Catnap. Ho passato ore dopo il silenzio a chiedermi se fosse stato questo a rinchiuderci qui. Ho creato una specie di arma, matite, righelli, nastro, adesivo e spago. Ovviamente sta costruendo Barb. Ho iniziato a chiamarla Barb, è rozza, ma se quella porta si aprirà, devo essere pronta. È molto giusto che proprio ti spiega a Barb, questa proprio non l'avevo trovata. Terza nota, niente cibo per giorni, gli altri discutevano con me su ciò che restava. Cominciarono a guardarmi, giudicarmi, hanno bloccato la porta della cucina con i loro corpi. Penso che mi abbiano scelto di morire per prima, questa l'abbiamo trovata. Quarta nota, quel vuoto in me brama il cibo, non riesco a pensare ad altro che alla fame, non ho quasi più la forza di alzarmi dal pavimento. Barba però mi parla, mi dà la forza, ho scoperto che se sto immobile, e questa ti spiega le meccaniche del gioco, completamente immobile tutti pensano che io sia morta. Barba dice che devo mangiare e che gli altri insegnanti non mi vedranno mai arrivare. Qualsiasi cosa pur di fermare questo gemito. Questa ti spiega le meccaniche del gioco, tra l'altro mi avete detto che nella beta del capitolo 3 lei non funzionava così. Lei funzionava in base alla luminosità delle lampadine. Davano poca luce e lei si muoveva, quando c'era la luce fissa non si muoveva, una cosa del genere. Poi l'hanno cambiata, la cosa dello sguardo, che forse è pure più carina. Quinta nota, mi dispiace tanto, dovevo mangiare, dovevo sopravvivere. Li ho mangiati tutti, dovevo. Ultima nota, oggi la porta si è aperta e ho sentito qualcosa entrare nel corridoio. Insieme a Barb, trovammo Catnap ad aspettarci. Quindi alla fine Catnap è venuto a vedere chi c'era dentro dopo chissà quanto tempo. Tutto questo tempo, tutta questa agonia, è stato lui a chiudere la porta, lo so, volevo ucciderlo, giustamente. Sembrava stranamente felice di vedere che ero sopravvissuta. Abbiamo fatto un accordo, ci prendiamo cura l'un l'altro e riportiamo ciò che vediamo a lui, intendendo il prototype. Queste sono tutte le note di Miss Delight. Bene. Allora, però una domanda sus. Voi mi avete detto di entrare qua dentro. Io ripeto, secondo me è una trollata che mi state a dire. Però lì in realtà c'è del percorso.
Ora, come faccio a fregarla per andare lì dentro? Allora, io ragazzi ci provo 2-3 volte e poi lascio perdere. Allora, secondo me devo tipo fregarla così? La faccio girare attorno al tavolo e poi proviamo? No, obiettivo, corri! Va bene. Allora, proviamo a vedere se riusciamo a fare sta cosa. Secondo me non funziona. Non so se funzionerà questa cosa, ragazzi, eh? No, è una porta chiusa. Ah, ragazzi miei, mi avete trollato. Va bene, ok, ragazzi, siete simpatici, va bene. Mi avete fregato, va bene. Era una simpatica trollata. Tanto per farmi morire una volta in più contro Mr. Light. Tra l'altro, sì, mi sono scordato la batteria, quindi sarà ancora più divertente fare Mr. Light, perché ho pure perso il bonus. Qui mi sbaglio sempre, questa non è la strada giusta, vero? È qui. No. Ragazzi, spero voi abbiate visto quello che è appena successo. Ok, dai, 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 dai. Forse ce la facciamo. Secondo try, secondo try, secondo try, secondo try, secondo try, secondo try. Ok. Secondo try. È andata bene, sono soddisfatto. Bene, 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 bene. Un pochino l'avevo imparata. Mi ero bloccato in quel punto, però alla fine, dico, un po' di giochini sus ce l'abbiamo fatta senza batteria, quindi pure con la difficoltà in più e senza sconto. Allora, qui mi avete detto l'ultimo segreto, a quanto pare, di Miss Delight, che ce l'ho proprio scritto, è: adesso lei tecnicamente è morta, schiacciata da questa saracinesca incredibile. Se noi usciamo da quest'area e la ricarichiamo, magicamente il suo cadavere non ci sarà più. Adesso lo vedremo. Vediamo un po'. Prendiamo pure il bengala. Vediamo un po', torniamo indietro. Vediamo un po', se avete ragione. Io questa cosa non l'ho fatta. È vero, non c'è più il suo cadavere. O è un dettaglio di caricamento, se lo sono scordati. Potrebbe essersi ciulato anche il corpo di Miss Delight, a quanto pare. Molto interessante. Mi ero programmato di finire qui l'episodio per fare la parte di Dog Day e di Catrap per tutti nell'episodio finale extra. Direi di concludere sentendoci il nostro amico coniglietto. È sus fino a un certo punto, perché secondo me lui ora è morto cercando di scappare. Forse perché col fatto che, sai no, salta nella luna, salta la luna. Vedi, ci battono molto con l'affare della luna, eh? Lui è fissato con la luna. C'è Dogden nello spazio con la luna. Secondo me la luna potrebbe essere una sus reference al capitolo 4. Porello. Lui però vuole provare a scappare, vedi. No. Vedi, questa cosa della luna sussa veramente, secondo me. Giù. No, no, don't look at your feet. None of that matters. Again, again. Tra l'altro, lui è quello che ha i dialoghi più lunghi, se non sbaglio. Giù. Su questo c'è poco da dire, secondo me, Porello. O stava provando a scappare e non ha fatto una bella fine. Però potrebbe essere magari vivo. Non so, sus. Allora, io direi di concludere qui l'episodio. Eccolo qua, salvataggio in corso. Esatto. Prossima volta sentiamo tutte le videocassette finali. Affronteremo Dog Day, affronteremo Catnap e discuteremo di cose sus di questo capitolo incredibile. Eccole qua, ci fermiamo qua. E sì, vedrò finalmente l'altarino con Catnap. Assolutamente sì. Che cosa, secondo voi? E ci vediamo al prossimo episodio.